Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia, scusate la voce perché mi hanno attaccato l'influenza per l'ennesima volta, per cui la voce oggi è questa. Oggi andiamo a fare uno di quei video che possono interessare, secondo me, tantissime persone diverse, nel senso che andiamo ad affrontare un po' una serie di temi che sono un po' trasversali sul mio canale. Quindi andiamo a fare la recensione di un libro, andiamo a parlare di Trentino, andiamo a parlare anche alla fine di Germania, perché quello di cui andiamo a parlare si rifà appunto a storie che fanno parte della tradizione germanica, si rifà a storie, quindi andiamo appunto a parlare anche di storie, andiamo a parlare di leggende. Quello di cui voglio andare a parlare oggi è infatti una delle leggende tradizionali delle nostre parti. Come sapete, io sono un po' appassionata sul genere. Avevo fatto un video qualche tempo fa in cui ero andata in biblioteca a vedere se riuscivo a trovare qualche libro e appunto su questi argomenti ero tutta entusiasta, perché tra i vari libri che vendeva la biblioteca ero riuscita a trovarne uno che parlava delle leggende tradizionali del Trentino, che è una cosa molto difficile perché solitamente in libreria ce ne sono pochi e è difficile appunto andare a scovare degli autori che da un lato siano bravi nello scrivere, quindi riescano a entusiasmare attraverso la loro scrittura, e dall'altro siano curati dal punto di vista storico. Oltre a questo, bisogna considerare che le leggende chiaramente hanno tantissime versioni diverse, per cui bisogna anche riuscire a trovare una versione che sia simile sostanzialmente a quello che viene raccontato, a quello che si conosce, per poterla apprezzare. La leggenda di cui andiamo a parlare oggi è una delle saghe maggiori delle nostre Dolomiti, che è la saga, non so se si vede, di Re Laurino. Questo tra l'altro è un libro che ho trovato in biblioteca e non si può leggere niente qua sul è talmente vecchio, si vede che sono talmente tanti anni che cerco di darlo in prestito che non si legge più la copertina. Comunque appunto, si diceva, avendolo preso in biblioteca, noi sappiamo che in Trentino c'è quella cosa del prestito interbibliotecario, per cui se qualcuno fosse interessato sapete che una copia sicuramente c'è, perché è quella che ho ordinato io, e quindi alla fine potete ottenerlo in qualsiasi biblioteca del Trentino. Come si diceva, andiamo a parlare di questo libro che è scritto da Carl Felix Wolff, che è uno scrittore tedesco, e la sua storia è molto affascinante secondo me, perché è uno scrittore dei primi del Novecento che ha dedicato la sua vita alla fine a cercare di raccogliere queste leggende, e quindi queste leggende delle Dolomiti. Un'altra cosa molto interessante è che tanti dei testi originali che lui ha inserito in questa raccolta erano in ladino, sono state tradotte in tedesco perché l'edizione originale di questo libro era in tedesco, e poi è arrivata l'edizione italiana, quindi forse è proprio questa la ragione per cui faccio tanta fatica a trovare qualcosa, perché vado a cercare alla fine sempre tra materiale italiano, e forse dovrei cominciare a cercare leggende tradizionali tra materiale in lingua tedesca, che però non saprei esattamente dove andarlo a cercare. Probabilmente anche lì, se andassi in biblioteca riuscirei a trovare tantissimo, ma se si va in libreria è molto difficile riuscire a reperire qualcosa. Come si diceva, questo libro è particolarmente pregevole perché ad esempio vediamo sulla copertina un meraviglioso dipinto, un dipinto che è del fratello dell'autore, quindi l'autore è Carl Felix Wolff, mentre questo qua è un dipinto di Richard Wolff, e quindi rimane tutto in famiglia, e oltre al fatto di essere un bellissimo dipinto. Noi siamo già andati in realtà a vedere una storia che fa parte di questa saga di Re Laurino, che era quella di Similuce e la leggenda della Val San Nicolò. Magari vi metterò il link al video, così se foste interessati potete andarvela a sentire. E però, come si diceva, è una saga molto estensiva che raccoglie diverse leggende, e la cosa bella che ho scoperto appunto recuperando questo libro e andandomelo a leggere è che alcune storie che fanno parte di questa saga sono collegate a leggende germaniche e vengono proprio dalla mitologia germanica, perché abbiamo figure come quelle della Valchiria, o abbiamo questa storia iniziale, aspettate che adesso vi vado a rintracciare tutti i nomi, che è la storia di Sitlaib, che si collega alla leggenda della donna del mare, e che inizia: c'era una volta uno Jarl, titolo nordico per un nobile di alto lignaggio, che si chiamava Beaturulf, e questo mi ha fatto tornare alla mente quello che avevo studiato quando facevo inglese, quindi letteratura inglese, e la saga di Beowulf, che è una delle saghe maggiori, se non la prima, insomma era qualcosa di storico grosso della tradizione inglese, e che ha questo eroe che combatte il drago, insomma una grossa saga, cioè, tanto che dire Artù la conoscono tutti in teoria. E questa assonanza del nome mi ha particolarmente colpito,
colpita perché noi sappiamo che quando una storia si va a raccontare, una delle prime cose che viene modificata è magari un nome un po' arcaico, un nome un po' strano che viene riportato in modo diverso appunto a seconda della nazionalità, perché ognuno di noi, ogni lingua ha delle pronunce leggermente diverse e quindi va un po' a storpiare i nomi. E appunto mi colpiva questa assonanza perché dà quel senso di storie che alla fine sono collegate tra loro e soprattutto che cambiano un po' la versione. Infatti conoscevo già questa saga, chiaramente non l'ho scoperta in questo momento, e ho preso questo libro perché è una cosa che mi ha particolarmente colpita, visto che sono delle cose che mi raccontavano già i miei... Oh, sto guardando fuori che nevica, scusate! Tendo a distrarmi facilmente. E si diceva che sono storie che mi raccontavano già da piccole i miei, tutte le volte che andavamo in montagna in quelle zone, quindi Val di Fassa, dove si vede appunto il catinaccio Rosengarten, che è quello di cui andiamo a parlare oggi, e quindi fa un po' parte della mia infanzia e un po' l'ho riscoperta grazie a questo libro. E la cosa che mi ha particolarmente colpita è che la versione che conoscevo io alla fine, oltre ad essere molto più sintetica, ma era anche leggermente diversa rispetto a quella riportata dal libro. Si diceva che su questo libro è stato fatto un grandissimo lavoro di ricerca, perché questo Carl Felix Wolff era uno scrittore, come si diceva, germanico, che è arrivato in queste zone proprio nel momento in cui si cominciavano a spostare le persone dalle valli e quindi ad avere un'interazione maggiore con il resto del mondo, che portava anche un po' a imbastardire alla fine le leggende tradizionali e modificare appunto quella che era la tradizione a forza di raccontare, a forza di portare lontano e portare altrove. E quindi ha cercato di raccoglierle tutte il prima possibile, si è studiato il ladino per poterle raccogliere in lingua originale, quindi non avere gli errori di traduzione, e quindi ha fatto un lavoro grandissimo di ricerca che nella premessa al testo diceva che gli è un po' costata la carriera, nel senso che ha speso talmente tanto tempo a dedicarsi a questo che non ha raggiunto altri successi che era in grado di raggiungere in altri ambiti che l'avrebbero sicuramente reso più famoso. Vi racconto brevemente la trama. Allora, la storia inizia con il racconto, sono una serie di racconti, come se ci fossero tante leggende che parlavano della stessa cosa, perché alla fine si cerca di dare un senso a questo fenomeno che è l'arrossarsi o il rosadire, come lo chiamiamo noi, dei monti alla sera, al tramonto, o meglio dopo il tramonto. E quindi si cerca di spiegare e giustificare questa cosa come se fosse un giardino di rose, ma adesso andrò a spiegarvelo meglio perché rende molto meglio appunto come si diceva nelle leggende. Il primo racconto è quello della rosa della rimembranza, cioè c'era questa nobile che si era dovuta ritirare tra le montagne perché il marito era stato ucciso e i nemici di famiglia volevano uccidere anche lei e il figlio, quindi per proteggere il principino lei si nasconde tra i monti, dove appunto lo fa crescere. È arrivato a una certa età, però il principino è un signor principe, decide: voglio partirmene e andare a vedere il mondo, andare a scoprire cosa c'è al di fuori di queste montagne. Per cui il principe parte alla ricerca anche di una moglie. La madre lo mette in guardia e lo avvisa di cercare, siccome loro sono molto poveri, una donna che sia quantomeno ricca. Lui trova questa ragazza di cui si innamora, che possiede solo cos'è che era, una cinta e una bellissima rosa che alla fine dona entrambe. Da questa rosa che lei va a donare, nota come appunto rosa della rimembranza, e scaturirà poi, nascerà poi questo famoso giardino delle rose, perché questa è la prima rosa che viene piantata per dare vita all'intero giardino. E nel momento in cui la madre viene a sapere che lui si è innamorato di questa ragazza che possedeva queste cose meravigliose e che del quale alla fine ha tenuto solo il ricordo, e gli permette di sposarla, perché una donna che ha dei ricordi è una donna che ha una grandissima ricchezza. E questo secondo me è un messaggio splendido, perché ci fa capire il valore della cultura, il valore della conoscenza e la capacità di fare alla fine qualunque cosa nel momento in cui si hanno le informazioni, le competenze, le conoscenze del mondo e di ciò che ci circonda. Per cui è veramente un messaggio splendido, come sempre. Questa è una ragione per cui le leggende poi mi piacciono tanto, perché hanno sempre questo fondo didattico, didascalico, perché erano nate appunto per riuscire a spiegare
non solo i fenomeni naturali, ma anche la società e ad affrontare, aiutare la gente ad affrontare le difficoltà della vita. E lo fanno spesso in modo interessante, come in questo caso. Poi la seconda storia si passa a parlare di questa donna del mare, che è una sorta di strega, di maga Circe, che cerca di irretire un giovane marinaio che in realtà è un re, quindi non so, mi ha riportato proprio la mente l'Odissea, ho avuto un flash nel momento in cui la leggevo. E quindi c'era questa donna del mare che voleva tenere prigione, ma proprio sta nevicando proprio bene, dopo magari vi faccio vi giro la videocamera in modo che possiate vedere la finestra, perché è anche meraviglioso parlarvi mentre vedo questi fiocchi di neve candida che mi stanno scendendo qua davanti. Quindi questa donna del mare cerca di irretire questo principe, costringendolo a rimanere per sempre con lei, ma il principe un giorno decide di partire, anzi meglio una notte, senza dirle assolutamente niente, perché ha paura che lei lo voglia tenere lì per sempre. Quindi lui parte e torna dai suoi marinai, torna dai suoi uomini. La donna si accorge di questa cosa, che quindi lui è fuggito senza dirle niente, infuriata come poche, e all'inizio di questa storia fa una cosa, cioè fa un giuramento e gli giura che sarebbe tornata a trovarlo una giornata in cui le onde del mare sarebbero infuriate con la tempesta, una cosa del genere, immaginatevi, scena drammatica. Cosa che in effetti succede anni dopo, perché poco dopo che la moglie ha dato alla luce il suo primogenito c'è una tempesta terribile che si affligge contro l'intero paese, contro il palazzo di questo re. Lui fa chiudere tutte le finestre, tutte le porte sprangate completamente, quelle del piano terra, però non chiude quelle del piano superiore. Al piano superiore c'era la culla con il figlio e una onda gigantesca riesce ad infrangere la finestra, entrare all'interno di questo palazzo, proprio nella stanza del figlio. La candela viene spenta da quest'acqua che entra all'improvviso, e quando la luce nuovamente si accende, la regina corre alla culla che è rovesciata a terra, scopre che c'è qualcuno nella culla ma non è il figlio. E questo ci riporta poi a quello che è un tema classico delle leggende, con cui le fate vanno a rubare i figli degli uomini per far crescere loro i propri figli, anzi meglio le proprie figlie. E infatti mi ha colpita molto il fatto che anche in questo caso, riprendendo quindi questo tema delle leggende tradizionali, fosse una figlia che viene ritrovata all'interno della culla. La regina non dice niente al re perché non vuole che si affligga per questa cosa che già la tormenta, però si informa per scoprire se ci fosse stato un bambino disperso da qualche parte, quindi se qualcuno avesse in realtà ritrovato suo figlio, cosa che però non succede, e quindi lei alleva questa bambina come se fosse suo figlio e soprattutto come fosse un maschio. Scopriremo poi che ha una storia alla serie della Lady Oscar della situazione, perché cioè veramente Lady Oscar è ispirata a questo. Crescendo si vede l'amore di questa fanciulla, di questo guerriero in realtà, per cose che lo distinguono dai suoi compagni, perché mentre i suoi compagni amano la caccia, lui non è particolarmente interessato e ama particolarmente andare nel proprio giardino a coltivare le sue rose, che tornerà poi appunto nella storia del Rosengarten, perché a un certo punto la moglie salta un po', rivela al marito che il figlio è in realtà una figlia e che non era il loro figlio vero, ma è discendente di non si sa chi, insomma è stato portato durante quella notte di tempesta. Il marito si infuria perché lei non gli aveva detto niente, perché l'avesse avvisato subito avrebbe fatto qualcosa per cercare il figlio, e invece non è successo, per cui insomma si è ritrovato con questa figlia. Allora cosa fa? Dice immediatamente alla figlia: guarda, ti devo dire una cosa, tu non sei mio figlio, sei una ragazza. A quel punto lei a quanto pare non se n'era mai accorta, per cui si sveglia, no, come disperazione totale, e il padre le consegna il suo scudo e la invita a partire. Lei è disperata perché ormai si era messa in testa che voleva fare il guerriero, e lui dice: potrai essere di meglio, potrei essere una valchiria. E qui ritorniamo appunto alla mitologia nordica con le valchirie, più avanti si parlerà anche quando questo guerriero che prende il nome di Dithlaib morirà e verrà portato nel Valhalla, che è il paradiso alla fine di questi eroi della mitologia nordica.
come si diceva, la fanciulla parte, viene a sapere di questo giardino con le rose che era spuntato, che era cresciuto da quest'unica rosa della rimembranza di cui parlavamo prima, e decide di mettersi al servizio di quel re, perché non solo potrà fare il guerriero e quindi combattere per questo re, ma avrà anche la possibilità di curare un giardino che alla fine era il suo sogno. Quindi si mette al servizio di questo re. Però quando lui le chiede di giurare, quindi di essere al suo servizio come hanno fatto tutti i suoi cavalieri, rifiuta perché, essendo una donna, il suo giuramento avrebbe avuto un valore diverso, e quando le donne sono costrette a giurare alla fine capitano grandi sventure, per cui lei si rifiuta di fare questa cosa, spiega a Re Laurino il perché e lui accetta questa sua eccentricità. In realtà questa ragazza si rivela molto eccentrica proprio nel suo modo di atteggiarsi e anche sul suo rispetto delle regole, che è molto anticonvenzionale. Un'altra cosa interessante, secondo me, è andare a parlare di questo Re Laurino, perché Re Laurino è re dei nani, re dei nani che sono minatori, e questo ci riporta all'origine di questa leggenda dei nani, cioè al fatto che qui in Trentino, soprattutto nella zona di Trento, nella collina est che è denominata Argentario, venivano chiamati dei minatori tedeschi, che erano bassi proprio di statura, per poter entrare in queste, venivano chiamate canope, all'interno delle quali appunto andavano a scavare e recuperare l'argento. Le più famose sono appunto quelle dell'Argentario nei pressi di Trento, nella Val Ridana, che avevo girato un video tempo fa, non mi ricordo se ho pubblicato, in caso prima o poi ve lo pubblicherò se non l'ho già fatto, e collegata poi, quindi tutto questo materiale estratto veniva portato a Schwaz in Austria, dove veniva lavorato e insomma si faceva quello che con l'argento si faceva. Ma quindi è interessante rivedere questa cosa del nano, quindi persone molto basse che vivevano tutte insieme in quell'area, che facevano, come nel caso dei nani appunto, i minatori, e che poi sono anche quelli della leggenda di Biancaneve, perché alla fine i sette nani sono questi nostri personaggi che vanno a prendere gemme e pietre preziose dai cunicoli all'interno della montagna. Quindi in realtà questa figura magica e mitologica del nano ha un suo fondo di verità, come tutte le leggende, che è interessante conoscere e scoprire. E quindi questo Re Laurino, re dei nani, gli venivano attribuiti dei poteri magici, forse per il fatto che, vivendo in isolamento e avendo appunto la loro comunità, venissero visti come qualcosa di misterioso. La storia prosegue con questa Zitlib che cura il giardino di Re Laurino, facendolo diventare uno spettacolo meraviglioso. A un certo punto però Re Laurino decide di prendere moglie e si è invaghito, quantomeno gli è stata suggerita da uno dei suoi cavalieri, questa ragazza bellissima che viveva nella Valle dell'Adige, che si chiamava qualcosa con la S, cioè forse Similde, qualcosa del genere, e che appunto dopo viene raccontata la sua storia, ma al fine di questa, il nostro Rosengarten non ci interessa particolarmente, e quindi lui si invaghisce di questa fanciulla che manda a rapire, perché manda prima i suoi emissari per cercare di ottenerla in moglie, ma viene trattato in malo modo, essendo un nano, essendo appunto un diverso e che un personaggio non gradito a quanto pare, e appunto per questo viene allontanato in malo modo. E quindi usa la sua magia per rapire questa fanciulla e portarla al suo Rosengarten e farla vivere alla fine con sé, come se fosse sua moglie. La ragazza però non lo vuole sposare, perché lui non ha chiesto la sua mano nel modo tradizionale, per cui a questa ragazza la cosa non era piaciuta e vuole che la ottenga da suo padre. Nel frattempo i guerrieri del Trentino, quindi della Valle dell'Adige, si spostano a chiedere aiuto al re Teodorico, che era il re di Verona o Bern, come nell'edizione tradizionale, quindi nell'edizione tedesca, e chiedono aiuto a questo re Teodorico Dietrich nell'edizione originale, che decide di andare a salvare questa fanciulla, quindi porta i suoi guerrieri. Tra i suoi guerrieri c'era però anche Dietlaib, che era in realtà la nostra Zitlaib, che è fuggita perché il re Laurino si era innamorato di quest'altra ragazza, era invaghito, era perso, e le aveva regalato il suo giardino, che in realtà era il dono di Zitlaib al re Laurino, e questa ragazza non vuole più avere a che fare con lui perché è ferita mortalmente nel suo cuore, e chiede a una maga di trasformarla in un uomo
pur essendo molto restia a rinunciare alla propria femminilità, e quindi c'è tutto un discorso su una femminilità in parte accettata e in parte ricusata, nel momento in cui c'è questa donna guerriera che non riesce esattamente a trovare il suo posto all'interno del mondo che la circonda. Pur essendo un grandissimo guerriero e pur avendo grandi capacità come donna, in quanto nonostante passi per un guerriero, tanti dei suoi compagni d'arme si innamorano di lei senza sapere che poi non riescono a capire questo affetto che provano nei suoi confronti, e questo fascino che ha questo personaggio che si spaccia per un ragazzo e che loro considerano amicizia, e dopo scopriranno, dopo la sua morte, quando capiscono che è una ragazza, che erano in realtà soprattutto uno che era Wolfhart o qualcosa del genere, quindi cuore di lupo, che alla fine si era innamorato di lui. Ed è questa la ragione per cui durante tutto il viaggio e durante tutte le loro avventure cerca di proteggerlo come se fosse il suo scudiero, pur essendo un suo superiore. E quindi questo re Teodorico si reca nel Rosengarten, dove attaccano re Laurino, c'è un grandissimo scontro, e anche qua è bellissimo vedere come dopo che sono riusciti ad entrare nel Rosengarten, nonostante ci fosse una magia e creature magiche che lo proteggevano e che facevano in modo che appunto fosse difficile se non impossibile per chiunque se non i fanciulli e i cantastorie raggiungere questo luogo magico che è il Rosengarten, e alla fine riescono a trovarlo, riescono alla fine a battere questo re Laurino con tutti i suoi poteri, però decidono di fare pace, l'unica cosa, e quindi è bellissimo vedere questa pace e come alla fine poteva portare a qualcosa di positivo per tutti e creare un'alleanza solida, un'amicizia. E a proposito di questo, è interessante il fatto che, ho letto in una nota sul testo, ci fosse una statua dedicata a questo Rosengarten, un attimo che vi trovo il punto esatto in cui lo diceva, sulla passeggiata lungo Talvera di Bolzano-Bozen si trovava fino al 1933 una fontana in pietra rossa, sulla quale un gruppo in pietra bianca, opera degli scultori, vabbè non ci interessa, raffigurava Laurino vinto da Teodorico, quindi questa battaglia storica. Viene asportato però dai nazionalisti, che interpretavano questa vittoria come una vittoria del popolo italiano e ladino, una vittoria sul popolo tedesco, e quindi visto in modo un po' negativo, e quindi non riuscirono ad accettare questa statua. Si trova però, almeno secondo il libro, poi non sono andata a verificare, e presso il palazzo della provincia di Bolzano, quindi se qualcuno in zona mi faccia sapere se riconosce questa descrizione della statua e se effettivamente esiste ancora e si trova ancora lì, e magari se riesce a farci avere anche qualche foto sarebbe bello vedere di cosa parla questo libro. Detto questo, appunto, succede che dopo questo scontro, dopo aver fatto pace e quindi con un futuro positivo, sostanzialmente prospero, uno dei guerrieri di re Teodorico si inimica il re Laurino, decidendo di riunire altri compagni e mettersi ad attaccarlo, quindi si prepara per distruggerlo, per conquistarlo e per distruggere il suo giardino. A questo re Laurino reagisce chiamando a raccolta i suoi uomini e quindi cercando di contrastarlo. In questo momento però anche Teodorico e i suoi si rendono conto di questi movimenti dei nani, per cui si preoccupano, si sentono attaccati e riprende la guerra. E secondo me questo qua è un altro tema molto interessante che ci fa capire come alla fine sia la cattiveria di una persona, sia l'agire ingiusto di una persona, che fa perdere il senso della misura e trasforma quella che era un piccolo screzio in una guerra sanguinosa tra nazioni, tra culture diverse, perché basta veramente poco per far scatenare quel sospetto che poi porta ogni cultura a chiudersi e a perdere qualcosa che è quello che viene alla fine dal confronto e dalla capacità di dialogo. Quindi si vede proprio la contrapposizione tra il momento in cui loro riescono a vivere alla fine felici, perché la guerra non c'è, che poi alla fine è il tema di fondo di questo libro, e che forse ci porta un po' anche a ricordare quello che è successo poi effettivamente sui nostri monti nel corso della prima guerra mondiale.
alla fine di questo secondo scontro Re Laurino, come si diceva, viene sconfitto. Nel tentativo di proteggerlo, Dietlaib perde la vita perché si oppone a Re Teodorico, dopo avergli chiesto la possibilità di ottenere per sé Re Laurino. Viene, questa richiesta le viene, le barra gli viene rifiutata, e quindi lei si erge a scudo di Re Laurino e viene sconfitta e viene uccisa. E a quel punto si scopre che era in realtà una valchiria, che era una ragazza, e via dicendo. Quindi tutti i guerrieri decidono però di non dirlo a Re Teodorico, perché avrebbe sofferto di questa cosa, del fatto di aver ucciso una donna. E a questo punto c'è una parte bellissima della storia che vi leggo. Per lunghe vie traverse, Laurino poté tornare sulla sua montagna. Mentre risaliva la china, si imbatté nei cadaveri dei suoi prodi, caduti nell'ultima battaglia contro i Veronesi. Allora fu assalito da un'indicibile profonda tristezza. Amareggiato, disse il nobile re, distrutto il regno mio, povero me. Attratti dalle rose, i farabutti hanno ammazzato i miei soldati tutti. Il bel roseto maledetto sia. Che sventura portò alla gente mia. Con un incantesimo, Laurino fece pietrificare l'intero Rosengarten, pronunciò una formula magica, in forza della quale le rose non potevano più essere viste, né di giorno né di notte, ma dimenticò il crepuscolo. Perciò nel roseto fatato appaiono ancora le rose al tramonto. Quando le valli sono già scure, le pareti e le vette delle Dolomiti, troneggianti sopra i boschi immersi nell'ombra, si imporporano, avvampando in un riverbero infuocato favoloso. I tedeschi chiamano il fenomeno Alpenglühen, quindi questo bagliore delle Alpi. I ladini dicono en rosa dura, e non sapevo fosse un termine ladino, però noi italiani, o quantomeno della zona, io l'ho sempre sentito chiamare en rosa dura. Poi continua, sulle pareti delle Dolomiti, su torri, creste e pinnacoli arditi, s'accende il color rosso delle rose, ma presto dalle gole già nevose gelda l'aria della notte sale a spegnere quel fuoco eccezionale. E questo è un testo di Marie Reimthaler, di una scrittrice di Merano. L'arrossamento magico dei monti pallidi è visibile spesso, ma sfoggia una magnificenza inverosimile di sfumature solo una volta l'anno. Allora Re Laurino si guarda intorno da un'alta cima, ammirando i colori del cielo e meditando sul destino ineluttabile che lo travolse. Fra quelle crode stai lassù tu ancora, vegliando ed aspettando la tua ora, il custodendo metalli e tesori? Dal palazzo fatato vieni fuori, riaccendi del roseto i bei colori, e dei tuoi nani fa sentire i cori. Questo è Johannes Leibl. I montanari sono affascinati dal rosseggiare dei monti pallidi al tramonto. Quando appare quello spettacolo quasi irreale che eccita la loro fantasia, escono dal loro baite per guardare ed ammirare, ed hanno una vaga intuizione del mitico buon tempo antico, quando non esistevano né odio né uccisioni, quando tutto era più bello e più buono. Ma quando i colori del roseto si spengono e le guglie assumono un freddo biancore cadaverico, essi rientrano in silenzio nelle loro maglie fumose, pervasi da una sottile malinconia. E con questo vado a chiudere questo mio racconto, sperando che vi sia interessato. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché. Approfittate qui sotto dei commenti per raccontarmi se anche voi conoscevate questa leggenda, se ne conoscete altre di molto interessanti, possibilmente della zona, perché so che le leggende sono tantissime, a me piacciono tutte, però preferirei limitarmi a parlare appunto di quelle di questa zona, dove per questa zona si intende il Trentino Alto Adige, appunto per seguire un po' i temi del mio canale. Detto questo, voi sapete che i temi di cui andiamo a parlare sono molto vari. Oltre al Trentino andiamo a fare un corso di tedesco, andiamo a parlare di Germania, trattiamo anche argomenti di attualità e anche tecnologia, mi piacerebbe iniziare a parlare. Poi abbiamo la nostra serie classica sulla fantascienza, puntualmente i primi giorni del mese vi arriva un video sulla fantascienza, e direi che questi come temi sono abbastanza. Se qualcuno di questi vi interessa, vi consiglio di andarvi ad iscrivere al mio canale. Se ve ne interessa magari solo uno, sapete che potete tornare una volta al mese per trovare un video con un argomento che vi può interessare. Detto questo, io vado a concludere. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.